Benvenuti, anche oggi siamo qui con un altro splendore di ragazza, sempre conosciuta grazie al manager di Eliana Candella dell'intervista precedente, e anche lei è una ragazza bellissima che ha due occhi che fanno paura, secondo me solo per quello merita. Comunque lascio a te la parola. Ciao a tutti, io sono Manuela Vittoria, 22 anni e sono di Milano. So che stai collaborando col manager di Eliana Candella. Come è nata questa collaborazione comunque? Ho conosciuto questa persona qua che sta puntando tutto su di me, deve essere proprio un gran pazzo, ma siccome sono pazza anch'io ho detto proviamoci. Il canale comunque va a scavare i sogni nel cassetto delle persone comunque. Qual è il tuo sogno, come tutti penso? Qual era il tuo sogno nel cassetto? Fin da quando ero bambina il mio sogno è sempre stato fare l'attrice, ma appunto l'ho sempre visto solo come un sogno. Poi appunto ho incontrato questa persona qua che mi ha dato una speranza. Ecco, una spinta è bello comunque quando si riceve, penso anche poi quando una persona punta su di te si è sempre. Sì, esatto, perché non ci avrei mai pensato. Poi è arrivato lui e... Allora a breve comunque la vedremo. E comunque penso, è l'attrice, quindi tra un po' ti vedremo sui grandi schermi, ti sarai già dimenticata di noi, di questa bellissima intervista fatta con noi. E certo. Ma adesso andando più a recente, so che a breve sarai protagonista di un programma, cioè parteciperai a un programma. Puoi parlarci, accennarci qualcosa di questo progetto? Sì, questa sarà la mia prima esperienza in TV, sono emozionatissima, ancora non mi sembra vero. E sarà un programma sull'Eros in cui farò la valletta e non è per niente volgare, ma è del tutto ironico e per questo c'è stato il padre. Ah, quello sì, quindi comunque anche perché è sull'Eros basato sull'ironia, quindi non su... No. Esatto. Proprio così. Volevo zitto. Volevo personalizzarla così, però comunque una dote secondo me che hai, cioè glielo dico perché comunque ne ho conosciuti tante, cioè ragazzi, a parte gli occhi, la simpatia, cioè la simpatia di questa ragazza è, cioè non riesco a parlare perché c'ho subito il sorriso, cioè mette troppa simpatia. E niente, e poi adesso invece parla di simpatia, dei tuoi punti di forza e anche dei punti di debolezza, quindi ahia. Bella domanda. Allora, passiamo prima dalle cose positive. Subito a... Mi dovete ricordare per le cose positive. Che partire. Allora, come pregi direi... Gli occhi. Gli occhi, ti ho detto, io mi sono innamorato con gli occhi. No, dai, ho lenti a contatto. Immagino. No, scherzando, sono naturali. Allora, come pregi direi essere spontanea, almeno così dicono, e la sincerità. Per me quella è la cosa fondamentale in qualsiasi rapporto e proprio per questo motivo le persone che mi circondano sono davvero poche ma buone. Però almeno sono sincera, cioè è meglio avere una, cioè sapere di avere una persona sincera al proprio fianco che una magari che ti sta sempre vicino ma grazie. Esattamente. Invece adesso tocchiamo più nel fondo, i tuoi difetti, ai. Difetti? Non ne ho, sono perfetta. È che ne ho davvero tantissimi. Quindi anche, io direi veramente, cioè, io adesso posso dire una cosa, tra tutti quelli che ho intervistato, questa, cioè già l'umiltà è a 100, cioè una ragazza che ammette di avere tantissimi difetti, secondo me è già un 10 guadagnato, cioè... Non tipo magari tante dicono no, non ne ho, invece comunque dicene due dai, perché due siamo, perché siamo buoni due. Allora, a parte mangiare il sushi. Questo è un difetto che. No, quello è peggio. Aspetta, perché io sono uno che adora sushi. Spero, ma devi provare perché ci non. Per me andava da Dio fino a qua perché era stra simpatica. No. Thank you.
Ma adesso, a fare scherzi, diventiamo un po' cattivi, diciamo qualche piccola cattiveria, qualche tuo piccolo difetto. Guarda, penso che il mio difetto principale sia proprio essere troppo sincera, che alla gente non va fatto bene. Ma sapete una cosa? Sono talmente sincera che ammetto qui davanti a tutto il mondo che sono tutta rifatta dalla testa ai piedi. Ma davvero? Ma dai, ma c'è tutto! Solo qualcosina, però non ti dico che cosa. Ah, mannaggia, facevamo così. Tu hai anche una pagina Facebook se uno volesse trovarti o seguirti? Certo, la mia pagina su Facebook è Manuela Victoria. Se questa intervista vi è piaciuta potete mettere mi piace. Dovete mettere mi Anzi, piace. Anzi, mettere mi piace pazzi. Perché per ora ne ho solo tre. Quattro. Mia madre, mio padre e mio fratello. Aiutatemi a fare crescere questi mi piace. Quindi tutti quelli che seguono il mio canale, su. Dai, vogliamo i mi piace, vogliamo. O no? E che cazzo? Le parole! Giusto, però qualche volta ci sta. Comunque, e noi ringraziamo veramente, io sono veramente soddisfatto di questa intervista perché mi sono anche divertito, cioè io lo dico sempre in tutte le interviste, mi trovo bene quando c'è semplicità, comunque, quindi una dote questa ragazza veramente la semplicità, non so neanche parlare ragazzi, la semplicità, diciamo la semplicità che è troppo difficile se no. E noi ti ringraziamo davvero per questa intervista comunque, e se un giorno, anzi senza se un giorno, un giorno sarai famosa, ricordati di noi quando sarai sui grandi schermi, direi, ho fatto un'intervista con quello là e sono lì a dire sì, ero io. Certo, mi ricorderò di tutti voi e ti ringrazio a te per avermi fatto questa intervista. Un bacio a tutti.